con lo stilista Daniele De Vito, uno dei docenti, chiamiamolo così, per quanto riguarda questo corso base di moda per sfilate per aspiranti indossatrici. Quali sono i segreti per questo lavoro, per questo hobby? Non c'è nessun genere di segreto così da non svelare, semplicemente la volontà di fare questo lavoro, questa attività e questa passione, di portarla avanti nel tempo e cercare anche soprattutto di comunicare quello che si ha dentro al di fuori, in qualche modo. Io lo faccio chiaramente creando degli abiti. In Basilicata c'è l'esigenza di tante ragazze di diventare modelle, un corso formativo importante soprattutto per le nuove leve che vogliono naturalmente cimentarsi con questo bellissimo hobby. Certo, oggi per me è stata una bellissima esperienza, forse non solo per loro, per le ragazze che si sono presentate a questo corso, perché si ha veramente anche in Basilicata tanta voglia di fare, le ragazze lo dimostrano. Oggi abbiamo passato un po' di tempo insieme, gli ho raccontato e gli ho spiegato quello che si può fare per migliorarsi sia come persona che poi chiaramente per quanto riguarda un'eventuale altra attività, e il discorso è stato insomma recepito in maniera abbastanza positiva, e le ragazze mi sembrano veramente volenterose e vogliose di apprendere quanto più è possibile da insomma la mia piccola esperienza. Parliamo della tua attività, uno stilista affermato in Basilicata e non solo. Chi è Daniele De Vito? Daniele De Vito è un ragazzo, insomma, e sto cercando di portare avanti la mia linea, quindi il mio modo di fare arte secondo il mio punto di vista, in Basilicata. Ci sto provando con tutte le forze perché credo molto in questa regione. Una regione che è difficile, una regione che offre non tanto, però con l'impegno, con la caparbietà si riescono a organizzare anche delle cose belle, come il vostro esempio. Beh certo, io devo dire che insomma probabilmente qui oggi siamo in due ad avere questo genere di volontà e di passione. Io dal punto di vista di stilista, e Antonio insomma dal punto di vista di un direttore artistico e un direttore di un'agenzia, ovviamente fortemente voluta in Basilicata. Primo esperimento di questo corso base di indossatrice per sfilate di moda, ci sarà un seguito a ottobre e di conseguenza nel 2011 due stage ad aprile e a ottobre dell'anno prossimo. Tutto finalizzato a organizzare degli eventi spettacoli come quello che ci sarà qui proprio al Nashira, ristorante pizzeria di Atella, che ospiterà questo evento spettacolo previsto per metà luglio, naturalmente con gli abiti di Daniele De Vito in bella mostra. Appuntamento quindi al mese di luglio per l'atto finale di questo primo corso di moda Lucania Network. Roberta, Tefi, Carmela, Patrizia, Rosy, Teodora.